Elena Piccioni, responsabile dell'ufficio turistico Cremona Infopond. Come sta andando questo primo maggio con le prenotazioni, con i turisti, con le visite? Allora, oggi diciamo che il clima non ha tanto aiutato perché le previsioni di pioggia hanno un po' diciamo intimorito i primi turisti. Comunque abbiamo già visto diverse famiglie, coppie che provengono principalmente dalle città vicine e si avvicinano alla piazza chiedendo informazioni e volendo visitare i principali monumenti, soprattutto il Torrazzo e la Cattedrale sono un po' il fulcro della nostra piazza e anche chiedono dei musei. Sapiamo che il Museo del Verino aprirà la settimana prossima, ma già ci sono diverse richieste di informazioni. E invece tra le disdette ci sono state motivazioni di paura, di preoccupazioni? No, l'unica cosa che frena un po' diciamo, l'arrivo dei turisti è sicuramente il clima, il fatto delle previsioni di pioggia. Il resto no, vediamo che i turisti che arrivano qui si sentono sicuri di poter girare, infatti aderiscono anche alle visite guidate senza nessun problema. Okay, grazie. Lei si chiama? Grazia. Grazia, da dove arrivate? Monza, vicino Monza. Da vicino Monza? Sì. Come mai questa visita oggi a Cremona? Così, non abbiamo mai visitato questa città e oggi abbiamo approfittato di questo giorno di vacanza perché noi lavoriamo il sabato. Giusto. È molto bella. È preoccupata per il periodo? Però dai, siamo fiduciosi, adesso faremo anche i vaccini. Ah, ottimo. Tra 10 giorni, quindi... Bene. La prima dose? Sì, la prima dose. Quindi poi dopo, grazie anche a questo, si sente più sicura di muoversi e di spostarsi. Certo, sicuramente. Speriamo di andare anche in vacanza. Ottimo, che bene. Ne abbiamo bisogno. È giusto, grazie mille. Le prenotazioni quindi creano questi centri sopra queste colline nei punti più alti. È un'ipotesi, ma etimologicamente si dice che la parola Cremona si riferisca a queste colline. Si chiama? Io mi chiamo Carmen. Carmen, da dove arriva Carmen? Io sono da Madrid, però vivo a Lucca. Da Madrid, bellissimo. Sì, in Spagna. Sì. In Spagna, però è 30 anni che vivo a Lucca. Lucca, come mai oggi il primo maggio a Cremona? Perché non si conosceva nessuno, siamo un gruppo di amici e nessuno era mai stato qui a Cremona e avevamo deciso di venire così a conoscerla. Ottimo, come l'avete trovata la città? Per ora abbiamo visto poco perché c'era il mercato e per ora è una città molto, molto carina, molto bella, abbiamo visto solamente questi dintorni. L'isolato, molto concentrata, tutto nel centro. Sì, sì, però c'è da vedere. C'è da vedere tanto. Abbiamo mangiato e basta. Come state a mangiare? Avete mangiato bene? Abbiamo mangiato veloce perché visto, eravamo in un gruppo di 10, trovare un posto all'aperto. E invece riguardo al periodo che stiamo vivendo siete preoccupati? E che devo dire? Sì. Sì, speriamo che finisca il prima possibile. Ottimo, grazie mille. È cambiato dalla metà del 1500. Quindi questa cosa che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Ha permesso a Cremona di diventare famosissima. Qui a Cremona c'è una scuola che è la Scuola Internazionale di Liuteria, quindi internazionale vuol dire che arrivano da ogni parte del mondo proprio per poter studiare appunto come vengono fatti i violini. È una scuola superiore, quindi 5 anni, dura con le classiche materie, quindi italiano, storia, geografia. E poi avete le ore di laboratorio, di liuteria e poi anche le ore di chimica. Perché? Perché la vernice viene prodotta dal liutaio, quindi c'è bisogno di una preparazione proprio anche di chimica. Fatta questa scuola non si è ancora veri e propri maestri liutai, perché il lavoro del liutaio è anche un lavoro di esperienza, quindi bisogna andare a fare una sorta di praticantato.